Benvenuti in Heidelberg Italia al nostro evento digitale. Come avete visto, abbiamo dedicato in Heidelberg Italia, come da tradizione Heidelberg, che va verso la digitalizzazione, un'area importante del nostro stabile a queste tecnologie, e abbiamo oggi la possibilità di farvi vedere addirittura due macchine in anteprima mondiale, che sono la VersaFire EE e anche la Scodix della serie 2000 di nuova generazione. Abbiamo deciso anche di parlare un po' delle novità Drupa di casa Heidelberg. Perché? Perché Heidelberg si è concentrata molto su cercare di costruire un'attrezzatura, delle macchine da stampa che siano delle macchine da stampa le più indipendenti possibili, le più facili da utilizzare, con delle performance molto interessanti. Non abbiamo sognato macchine da stampa da 20-30 mila copie ora, che non ha senso in questo momento di mercato, ma abbiamo invece sognato e realizzato, come dicevo, macchine da stampa interconnesse che possano apprendere, macchine da stampa con intelligenza artificiale. Volevamo presentarvi oggi la nuova collezione di VersaFire. VersaFire sono le macchine digitali di Heidelberg. Oggi la famiglia cresce perché si è aggiunta un'ulteriore macchina, quindi abbiamo fatto poker. Abbiamo la VersaFire EP, che per noi è un po' la più grande pista per performance, 115-135 pagine al minuto. Si avvicina molto alle nostre macchine offset in termini di produttività, quattro colori. E poi abbiamo la macchina invece che dà un valore aggiunto un po' nell'area della Scodix, della nobilitazione, con il quinto colore, con gli effetti veramente particolari, quasi impensabili da una macchina così. Poi abbiamo la bianco e nero, che ovviamente è in linea con le performance delle altre, 111 pagine e 136 pagine al minuto. E poi l'ultima aggiunta, la piccolina, che però io la amo definire la piccola dal cuore grande, proprio perché mantiene gli aspetti qualitativi delle sorelle maggiori. Le nostre macchine, grazie al sistema di registro meccanico, riescono a ottenere un'ottima qualità sul fronte retro. Andando a bucare in questo punto si otterrà una perfezione sul registro. I due colibri sono stati stampati, uno in digitale, l'altro in offset. Questo per presentare la possibilità di andare a creare le applicazioni miste. Grazie ai nostri colori speciali, tra cui in questo caso abbiamo il neon pink, lo possiamo utilizzare o come colore spot per andare a ottenere un logo o qualsiasi altro elemento grafico semplicemente col pink. In questo caso invece è stato mischiato alla quadricromia, quindi andiamo ad ampliare il gamut della macchina per ottenere degli effetti molto più accattivanti. Scodix ha rilasciato una serie di macchine nuove. Il primo prodotto è stato presentato nel 2011, sembra una vita fa, ma parliamo di 9 anni fa, e da allora ogni anno Scodix ha o migliorato quello che era il prodotto esistente o realizzato dei prodotti nuovi. Quando parlo di prodotti, lo vedremo a breve, mi riferisco sia alla macchina, quindi alla tecnologia per poter realizzare, sia anche a livello di applicazioni. Oggi abbiamo decisamente un portfolio di applicazioni, oltre che di macchine, molto più vasto. Abbiamo poi la 2000, è una macchina che supporta tutte e 9 le applicazioni, più quelle future.